Ciao, benvenuto, bentornato, sono Gianluigi Radio Vacanze qui da Idea Apartments di Tirana per vacanze dentali in Albania. Questo è il quarto appuntamento, oggi è domenica, è passata una settimana poco più dal mio arrivo a Tirana, perché ovviamente la seconda parte dell'intervento ci vuole qualche giorno in più. E qualcuno mi ha chiesto come stavo, qualcuno mi ha chiesto cosa si fa a Tirana domenica, adesso rispondiamo velocemente a tutti. Allora, sto bene, ho finito la prima parte dell'intervento, che è quella un po' più bella ignorante, diciamo, come si dice, no? Via. Però niente che non sarebbe stato altrove. Abbiamo fatto apertura della gengiva, hanno fatto il lavoro di perforare dove andrà poi l'elemento dentale con l'impianto. E mi hanno preso tutte le misure e poi hanno messo i tappi. Questo il venerdì 24. Poi sono stato lunedì, sono tornato in clinica. Abbiamo fatto le prove, le impronte, anche quelle, insomma, ci vuole tempo suo. Hanno fatto tutto un bellissimo lavoro, niente da dire. E poi siamo finiti che venerdì, dopo diverse fasi, venerdì sono arrivato a fare le prove. Prima con quell'apparato, diciamo, la protesi in plastica, la base, diciamo, per vedere se era corretto. Poi hanno lavorato su quella, mi hanno portato le basi in zirconio che ho provato venerdì. Personalmente io mi sono fatto fare sempre anestesia, ma c'era chi a fianco a me proprio sembrava che neanche lo sentiva, ma io dipende sempre dall'individuo, questo è una cosa a sé. Comunque la settimana che entra, da martedì, mercoledì, tornerò in clinica, faremo le altre prove pressoché definitive. Ce ne vuole, perché non è una, c'è testano appresso, cioè bisogna comprendere che le vacanze dentali in Albania sono fatte sia per scoprire il territorio, perché magari è anche una curiosità, ma soprattutto uno si viene per curare i denti. E come ti dicevo, entro venerdì le centi metteranno il cemento e chiuderanno tutto, e io ripartirò poi lunedì con i denti nuovi. Questa fase, che sarà da martedì a venerdì, ci saranno altre prove, ci sarà anche la prova di mastificazione prima di cementarla e chiudere, perché una volta che la cementati, arrivederci. Dunque, venerdì è l'ultimo appuntamento, poi lo faremo con i denti nuovi, un bel sorriso per tutti quanti voi qui che seguite Radio Vacanze, che seguite Vacanze in Albania. E grazie a Biancepito che ha organizzato un po' tutto, questo è molto importante. E cosa si fa la domenica a Tirana? Beh, oggi il tempo è così così, però io mi sono fatto una passeggiata al lago. Qui c'è un lago vicino a Idea Apartment, c'è un lago qua sopra dove vanno un po' le famiglie, insomma si passa là, è un bellissimo, bellissimo posto, si passa un po' qualche ora all'aria aperta, ci sono un sacco di bar, un sacco di ristoranti, se uno vuole far colazione direttamente anche lì invece che negli appartamenti. Io personalmente oggi me la sono preparata. E negli appartamenti ovviamente ti puoi cucinare qui dove è fattibile, e hai anche due supermercati, la Despar e la Conad vicino, dunque dipende quello che vuoi, ma io ho trovato dal punto di vista più conveniente la Despar. La Conad è molto più simile a noi, ha qualche un 10% 15% in più dei prezzi rispetto a noi, con prodotti ovviamente anche magari di qualità leggermente maggiore. Dunque c'è tutto quello che vuoi, puoi fare tutto quello che credi opportuno, non cambia assolutamente niente, a parte il contesto, ma il resto sono molto molto vicini a noi. Dunque nessun problema bene sia qui che magari non so, fa una gita al mare a Durazzo, comunque c'è questo lungomare bellissimo anche là, dunque ce n'è veramente da fare e da scoprire. Ecco perché vacanze dentali, se no si chiamava diversamente. Dunque, io ti lascio la domenica. Ah, no, aspetta, mi sono dimenticato. Sono stato in un bellissimo forno qui vicino e ho comprato il loro dolce, uno dei dolci tradizionali, non mi ricordo come si chiama perché è incredibile. Comunque è un biscotto morbido, con sopra cacao, ed è eccezionale, niente da dire. Posso mangiarlo perché non devo ancora masticare. Però è domenica, un dolcetto anche a me. Allora, quando lo mangio penserò a ognuno di voi. Grazie per la sera, grazie per farmi sentire che mi state vicino. Un abbraccio, buona domenica da Gianluigi, Radio Vacanze, Vacanze per Vacanze Dentali in Albania.
Pita Tirana, e un saluto anche a Viaggio Pito che ha permesso tutto questo. Ciao, alla prossima e non dimenticate, risparmiare torna il sorriso.